Amici, buonasera. Questa sera vi vorrei parlare di un personaggio che riscuote un interesse crescente, anche se è morto da quasi 100 anni, è morto nel 1925. Questo personaggio si chiama Rudolf Steiner e riscuote un interesse crescente perché quello, lui è uno spiritualista, veggente, ma anche uno scienziato, e le cose che ha detto e che ha scritto trova un'applicazione oggi, già da qualche anno, ma oggi in particolare, perché per esempio quando si parla di agricoltura biodinamica è a lui che bisogna fare riferimento, perché è lui che ha cominciato a parlarne molti anni fa e le sue intuizioni trovano applicazione al giorno d'oggi. Infatti oggi se ne parla molto, però purtroppo pochi si ricordano di dire che l'input è venuto da Rudolf Steiner, che ha dato tanti consigli, suggerimenti per coltivare in maniera. E poi le scuole steineriane, queste le conoscono tutti, anche se ne parlò, mi ricordo anni fa quando Berlusconi andò al potere, si seppe che i suoi figli frequentavano una scuola steineriana. Poi c'è una medicina steineriana, ci sono tante cose legate a lui, che era veggente, sì, nato veggente, quindi per nascita proprio, però era anche uno scienziato e quindi voleva controllare sempre scientificamente le sue intuizioni, quindi non era uno che aveva le intuizioni e le applicava, ma prima voleva controllare tutto. È stato anche un grande maestro spirituale, questo è anche molto importante e ci sono tanti libri scritti da lui, su di lui, che parlano appunto di questa sua apertura, grande apertura spirituale che è legata ad altri movimenti del secolo scorso e anche della fine dell'Ottocento, perché lui è vissuto tra 8 e 900, però vengono capite in qualche modo più adesso forse che anni fa. Quindi vediamo un po' chi è stato Rudolf Steiner, perché la sua vita è legata strettamente al suo pensiero, alle sue scoperte, alle sue intuizioni. E quindi non si può fare a meno di parlare di questo. Quello che vediamo sullo sfondo è il Goetheanum. Questo che vediamo adesso è il primo Goetheanum, che era tutto particolare di legno e tutto dipinto con colori naturali. Cioè il Goetheanum è il centro dell'opera di Rudolf Steiner e si richiama a Goethe, perché lui era un grande ammiratore di Goethe, come vedremo, e chiamò questo centro delle sue attività il Goetheanum. Questo fu il primo costruito di legno, quindi tutto naturale, tutto dipinto appunto con colori vegetali e così via. Poi ci fu un incendio doloso e fu ricostruito poi in cemento armato. Per questo, eccolo qua, il cemento armato è una cosa poderosa e si trova a Dornach, che è a pochi chilometri da Basilea. Da Basilea ci si va in, eccolo qua. C'è il Goetheanum, il centro delle sue attività, ma ne parleremo dopo, e intorno a altri edifici, in ognuno dei quali si studia uno degli aspetti del pensiero di Steiner, la medicina, la farmacopea, i farmaci appunto, che sono vegetali e minerali, e anche l'arte di incastonare le pietre, perché non è casuale. Non deve seguire un processo casuale quello di incastonare una certa pietra in un certo metallo. Ci sono delle regole, secondo Steiner, anche per questo. Comunque andiamo per ordine e vediamo chi è stato Rudolf Steiner. Steiner è nato in Austria, nei boschi dell'Austria. Il papà era un ferroviere, era responsabile di una piccola stazione di un paesino, appunto, nei boschi dell'Alta Austria. E lui quindi trascorse un'infanzia molto serena, correndo nei boschi e facendo la vita come fanno tutti i bambini. Era però un bambino particolare perché vedeva cose che gli altri non vedono, per esempio vedeva anche le persone trapassate che ritornavano da lui, gli dicevano delle cose, e molto presto imparò anche a non parlare troppo di queste cose, parlare solo con le persone giuste. Famiglia molto modesta, lui frequentò in questo paesino una scuola elementare dove un unico maestro dava lezioni a tutte le 5 classi elementari, quindi c'erano delle carenze, però i diversi insegnanti, anche il sacerdote che gli insegnava la dottrina, capì l'intelligenza, la grandissima intelligenza di questo ragazzo, per cui lo aiutarono, prestandogli dei libri, dandogli delle lezioni supplementari, insomma, dandogli delle notizie, delle informazioni che lui poi portò avanti anche per conto suo, però
gli aprirono dei grandi orizzonti. E lui fece le elementari, poi le medie, e poi si iscrisse, il padre lui iscrisse a una scuola tecnica a Vienna, perché questo paese era molto vicino a Vienna, pensando che poi diventasse un ingegnere delle ferrovie, e questa era la sua intenzione, cosa che poi non avvenne perché Steiner fece tutt'altro. Si iscrisse comunque a una facoltà tecnica, scienze, quando fu il momento a Vienna, andava avanti in treno, avanti e indietro col treno dal paese dove viveva lui a Vienna, e in treno conobbe quello che può essere definito il suo primo maestro, che era una persona molto modesta, che un contadino in pratica, che raccoglieva le erbe medicinali nei prati, nei boschi, e poi andava a Vienna a venderle ai farmacisti, perché allora le medicine, siamo alla fine dell'Ottocento, le medicine si facevano così. E questo fu la persona che gli aprì per primo le porte del mondo spirituale, trovando in lui un orecchio assolutamente attento e, benché così giovane, già preparato. Lui scrisse, a proposito di questo suo maestro, che si chiamava Felix Koguski, scrisse: con lui era possibile parlare del mondo spirituale come con uno che aveva esperienza in proposito. Steiner fu sempre molto discreto per quello che riguarda le sue cose personali, però qualche cosa ha scritto nella sua autobiografia, una autobiografia che incompiuta si ferma al 1907, lui poi morì quasi 20 anni dopo, si ferma al 7 perché la scrisse negli ultimi mesi di vita, che era malato a letto, non poteva più fare attività, però scrisse questa autobiografia molto utile per chi lo vuole conoscere. Che però si ferma perché appunto nel 7, perché lui morì. E quindi lui era pronto per accogliere un maestro, ma questo fu, lui disse, l'inviato del maestro. Del maestro, di chi sia stato il suo vero maestro, non lo sappiamo. Lui scrisse e disse: non ho incontrato subito il maestro, ma prima uno dei suoi inviati. E questo inviato era certamente questo, Felix. Lui all'Università di Vienna, dove era iscritto a una facoltà scientifica, scienze si chiamava, che comprendeva matematica, fisica, varie materie, cioè non era come adesso, e naturalmente studiava, aveva profitto, eccetera, però frequentava molto bene, molto volentieri anche le lezioni di letteratura, perché amava molto l'arte, la letteratura, la scrittura, e quindi frequentava le lezioni di un certo professor Schröer, che poi lo aiutò molto. Questo professor Schröer lo cominciò ad apprezzarlo, anche se non era iscritto alla sua facoltà, cominciò a conoscerlo e ad apprezzarlo, e gli procurò delle attività, intanto per guadagnare un po' di denaro, perché la famiglia era molto modesta, lo introdusse come precettore presso una famiglia di Vienna, dove che aveva quattro ragazzi, uno dei quali era idrocefalo, e lui con i suoi metodi pedagogici intuitivi che sperimentò allora e che poi gli servirono moltissimo poi nella vita successiva, riuscì a recuperarlo completamente, tant'è vero che si laureò poi, frequentò le scuole, si laureò poi in medicina. Ma poi soprattutto lo fece conoscere alla letteratura nazionale tedesca, che alla fine dell'Ottocento stava pubblicando, ripubblicando le opere più importanti della letteratura tedesca, è un grandissimo progetto. E lui, siccome aveva questa formazione scientifica, fu invitato ad occuparsi delle opere scientifiche di Goethe. Goethe è stato il massimo poeta tedesco, grande lirico, autore di romanzi, di saggi, eccetera, però è stato anche uno scienziato che ha scritto varie branche della scienza, ha scritto delle cose molto interessanti che anche oggi, a distanza di più di 200 anni, sono apprezzate. In particolare due libri. Uno si chiama La metamorfosi delle piante e quell'altro è La teoria dei colori, che erano già stati pubblicati, ma necessitavano di una nuova pubblicazione, di note, di presentazioni, eccetera. E Steiner fu invitato a occuparsi di questi due libri, essendo ottimo in letteratura, ma anche nelle scienze, ci voleva uno scienziato. E lui fece questo lavoro di annotazioni e di premessa a questi libri di Goethe, del quale poi lui si innamorò follemente, di questo grandissimo animo, di questo grandissimo personaggio che è stato Goethe, e lo fece in una maniera tale che
è stato apprezzato da tutti. E scrive lui nell'introduzione alle opere botaniche di Goethe, volle mostrare come con la sua teoria della metamorfosi egli abbia giustamente pensato i processi organici della natura in termini spirituali. Questo è un discorso molto importante. E ancora più affini allo spirito appaiono nel pensiero di Goethe i processi che si svolgono nella natura animale e ancor più in quella umana. Lui diceva: per lui la forma umana era una metamorfosi della forma animale, portata a un grado superiore di sviluppo. Tutto questo appare nella formazione animale, dove trovare, tutto, scusate, tutto quanto appare nella formazione animale deve trovarsi anche in quella umana, ma in forma superiore, in modo che l'organismo umano possa diventare il portatore dello spirito autocosciente. Questo è il grande salto che ha fatto Goethe prima di Darwin. Goethe è precedente a Darwin. Darwin, con la sua teoria dell'evoluzione, è stato accolto da tutti. Poi, un po' prima di lui, Goethe aveva ideato una teoria evoluzionistica nella quale però lo spirito ha un ruolo fondamentale. Infatti, dice: tutto quello che appare nella formazione animale deve trovarsi anche in quella umana, in forma superiore, in modo che questa forma superiore umana sia in grado di accogliere lo spirito, cosa che non è possibile negli animali. E Steiner commenta: vista così, l'osservazione goetana della natura, seguendo di grado in grado l'evoluzione naturale dell'organico, dell'organismo organico, conduce la scienza naturale verso una scienza spirituale. Questo era ciò che soprattutto volevo mostrare nel mio lavoro sul primo volume delle opere scientifiche di Goethe. Perciò conclusi la mia introduzione dichiarando che il darwinismo di colorito materialistico è una concezione unilaterale, la quale deve essere risanata al contatto col pensiero di Goethe. Cioè Goethe è d'accordo assolutamente per l'evoluzione delle forme, sia animali che vegetali, però introduce lo spirito, e questo è un discorso che ha visto concordi tante persone, altre no, però questo è il contributo di Goethe alla teoria evoluzionistica, che ripeto, espresse prima di Darwin, col contributo appunto spirituale. E Steiner sottolinea molto questi aspetti. Quindi Steiner fa questo, aveva 23 anni soltanto quando fece questo lavoro alle opere scientifiche di Goethe. Bisogna pensare che Goethe è il massimo scienziato, letterato, poeta, la massima personalità della cultura tedesca e non solo. Il fatto di affidare questa grande organizzazione che ripubblicava le sue opere, di affidare le opere scientifiche a un 23enne, che non era ancora neanche laureato, vuol dire che Steiner si era fatto apprezzare moltissimo per le doti naturali che aveva. E fece il lavoro in una maniera talmente encomiabile, talmente lodevole e apprezzata, che fu invitato a Weimar. Weimar è la città dove Goethe è vissuto 60 anni praticamente, da quando aveva 23 anni, 25 anni fino alla morte. E lì c'è l'archivio di Goethe, anche quello di Schiller, perché anche lui era vissuto lì, e c'erano ancora delle opere scientifiche inedite. Lui fu invitato a trascorrere del tempo, e ci rimase 7 anni a Weimar, per occuparsi dei testi scientifici ancora inediti di Goethe. E questo fu per lui un periodo straordinario, perché visse a Weimar in una maniera per lui meravigliosa. Lui parlò della festa della sua vita quando andò a Weimar, perché Weimar era diventata, con Goethe e con Schiller, la città più colta, più affermata dal punto di vista culturale, musicale, letterario, scientifico della Germania. Goethe e Schiller non c'erano più, però Goethe era morto nel 1832, quindi era morto da oltre 50 anni. Però il suo spirito aleggiava ancora, ed era ancora una città coltissima, e per avere accesso agli archivi di Goethe e anche di Schiller, confluivano a Weimar i letterati più importanti, gli scienziati più importanti di tutta la Germania. Quindi per questo giovane, che si recò lì a 26 anni, e ci rimase 7 anni, e fu un periodo straordinario di formazione, di lavoro, che fu apprezzatissimo anche questo. E quindi
fu veramente una cosa molto importante. Lui visse quindi 7 anni a Weimar, da quando ho sbagliato io, ho detto da quando aveva 29 anni fino a 36 anni. Il suo ingresso nell'archivio come collaboratore stabile è ricordato negli annali dell'archivio con queste parole: Rudolf Steiner di Vienna nell'autunno 1890 viene aggiunto a coloro che lavorano all'archivio. Fatta eccezione per l'osteologia, gli è affidato tutto il dominio della morfologia, un materiale estremamente importante in quanto ancora inedito. E quindi inedito vuol dire che era scritto a mano da Goethe e quindi andava tutto rivisto, ricopiato, annotato, inquadrato nella sua epoca e nel periodo della vita di Goethe, quindi un grandissimo lavoro che lasciò soddisfattissimi tutti quelli che gli avevano invitato a fare questo. In questo periodo, dicevo prima, conobbe tanti personaggi importanti, tra cui per esempio Nietzsche. Nietzsche all'epoca, sapete che Nietzsche morì pazzo, all'epoca era già la sua mente obnubilata. E tuttavia viveva presso una sorella, una donna molto intelligente anche lei, e Steiner andò a trovarlo spesso e rimase incantato da questa persona che, pur essendo non più come era in passato, conservava ancora dei barlumi, dei flash di luce, di straordinaria intelligenza. Quindi anche da lui prese tantissime cose. Allora, il commento di chi l'aveva fatto lavorare a Weimar, quindi è questo: ciò che Rudolf Steiner ha fatto, sposando molto felicemente i suoi doni di produttivo scrittore con quelli di critico positivo, ha ricevuto l'approvazione di tutti gli intenditori. Bisogna ringraziarlo per gli sforzi costanti e disinteressati sostenuti per dare, con metodo e diligenza, un ordine di costruzione unitaria a una grande quantità di indicazioni originali che rendono giustizia a Goethe come uomo di scienza di grande e universale valore. Questo è importante anche perché di Goethe si ricorda sempre la poesia, si ricordano i romanzi, si ricordano i saggi, però non si ricorda, e quasi mai pochi ricordano che è stato uno scienziato. Invece Goethe è stato un personaggio veramente a 360 gradi, perché si è occupato praticamente di tutto. Che cosa fa Steiner quando a 36 anni finisce il suo impegno presso a Weimar? E va a Berlino, si stabilisce a Berlino, che è la capitale della Germania, la città più importante, una città brillante, molto ricca culturalmente, e dà inizio a una straordinaria attività di conferenziere. Steiner era un uomo di una cultura enciclopedica, benché ancora molto giovane, e rileva una rivista che continua a pubblicare. E dà una veramente straordinaria attività di conferenziere su temi di tutti i generi, e sempre temi culturali, spirituali e così via. In questo periodo, appunto, di attività di questo tipo, viene in contatto con i teosofi. E della teosofia abbiamo parlato in un'altra occasione, quando abbiamo parlato di Madame Blavatsky. La teosofia è il movimento teosofico. È quel movimento che ha avuto un grandissimo seguito in tutta Europa e tuttora, non solo in Europa, anche in America, in India, poi in tutto il mondo, e tuttora è presente in tutto il mondo, fondato appunto da Madame Blavatsky. E teosofia vuol dire appunto la saggezza divina, e Madame Blavatsky aveva ricavato questi insegnamenti attraverso soggiorni in India, in Nepal, sull'Himalaya, a contatto con maestri dell'epoca. Adesso non è il momento di raccontare qui qualcosa tanto della teosofia, però era una disciplina, un insieme di conoscenze, di scienze che lei, Madame Blavatsky, aveva ricavato appunto a contatto con questi saggi orientali, con questi maestri orientali, dei quali lei ha tanto parlato nelle sue opere, Iside Svelata, eccetera. E lui viene in contatto, Steiner viene in contatto con i teosofi. Tra l'altro lui condivideva con i teosofi il concetto di reincarnazione. I teosofi, richiamandosi all'Oriente, si collegano molto all'induismo e in particolare al buddismo, di cui la dottrina della reincarnazione è parte integrante. E Steiner c'era già arrivato da solo,
parlando della metamorfosi delle piante, della teoria evoluzionistica, lui vedeva nella dottrina della reincarnazione la possibilità di evolversi, di crescere attraverso le molte vite. Lui da solo era arrivato a questo. Però in contatto con i teosofi lo fortificò in questo concetto, si trovò in armonia con i teosofi. Tra l'altro lui diceva che i teosofi erano gli unici che a quel tempo, leggo dalle sue parole, si interessavano a una seria indagine spirituale. Quindi i rapporti con i teosofi che l'avevano invitato a fare qualche conferenza presso di loro, e poi lo apprezzandolo molto, lo tennero molto vicino, ci creò un rapporto di amicizia, un rapporto di reciproca interesse e stima, fino al punto che Steiner fu invitato ad assumere la presidenza di tutto il movimento teosofico in Germania, praticamente in tutti i paesi di lingua tedesca, quindi. E questo lui accettò, dichiarando però che avrebbe portato avanti anche un suo discorso, perché discorso importante, perché lui era profondamente cristiano, Steiner era profondamente cristiano e legato molto alla figura del Cristo. Lui vedeva nella figura del Cristo il punto centrale più importante della storia dell'umanità. I teosofi invece, che si richiamavano a una tradizione orientale, davano al Cristo una grande importanza, però al pari di altri grandi profeti, di altri grandi personaggi, non il primo, come invece era per Steiner. Steiner, peraltro, non vedeva contraddizione tra il suo credere nella dottrina della reincarnazione, nel senso che abbiamo detto prima, ed essere un cristiano, crede nella figura del Cristo. Quindi lui accettò questo incarico, sempre però dicendo che avrebbe portato avanti anche il suo discorso, cioè non avrebbe aderito totalmente agli insegnamenti teosofici, ma avrebbe portato avanti anche un suo discorso che poi nel tempo sfociò poi in quella che lui ha chiamato l'antroposofia, cioè la scienza dell'uomo, dove poco per volta e fece confluire tutti i suoi pensieri, le sue ricerche e così via. E comunque lui fu per 11 anni segretario generale, detto, chiamiamola come vogliamo, comunque segretario generale della Società Teosofica in Germania, facendo in questi anni un enorme lavoro. In questi anni conobbe una donna, Marie von Sievers, che era una nata nei Paesi Baltici, una donna coltissima, poliglotta, un po' più giovane di lui, e anche lei molto interessata a tutte queste tematiche. Tra l'altro era attrice e danzava, e lei ha portato poi nell'antroposofia di Rudolf Steiner gli elementi artistici, che sono molto importanti, anche nella sua pedagogia sono molto importanti questi elementi. Lui d'ora in avanti sarà sempre legato a questa Marie von Sievers, che poi divenne sua moglie nel tempo. Quindi una serie di stimoli in questo periodo, una serie di una grande crescita per lui, sempre mantenendo appunto il rapporto con la Società Teosofica, però con appunto delle sue cose particolari. Ecco, allora, ecco, scusate, ho preso delle note perché ho delle letture da fare da questo libro, che fra l'altro è la mia biografia di Rudolf Steiner. È una biografia abbastanza breve, perché alla fine di questo libro ho messo vari testi che ricordano i suoi vari aspetti del suo pensiero, cioè quello pedagogico, medico, spirituale, l'agricoltura, le medicine, eccetera, eccetera, con i vari brani presi dalle sue opere. Però volevo parlarvi appunto della dottrina della reincarnazione come lui la intendeva. Ecco, adesso la trovo. Lui pensava che il mondo fosse pronto per accogliere la dottrina della reincarnazione. E così dice, così scrive, anzi, lo spirito umano deve sempre tornare ad incarnarsi. La legge che lo conduce è quella di portare i frutti delle vite precedenti in quelle che seguono. L'anima vive nel presente, ma tale vita nel presente non è indipendente dalle vite precedenti. Lo spirito che si incarna reca infatti in sé, dalle incarnazioni precedenti, il suo destino che determina la vita.
le impressioni che l'anima potrà ricevere, i desideri che potrà vedere realizzati, le gioie e i dolori che in lei sorgeranno, tutto ciò dipende dalle azioni compiute dallo spirito nelle incarnazioni precedenti. Il corpo soggiace alle leggi dell'ereditarietà, l'anima al destino che essa stessa si è creato. Il destino che l'uomo si è creato viene chiamato karma. Quindi lui è uno dei primi a usare in Occidente questi termini. Lo spirito soggiace invece alla legge della reincarnazione, delle ripetute vite terrene. Lo spirito è immortale. Nascita e morte dominano sul corpo secondo le leggi del mondo fisico. La vita dell'anima, determinata dal destino, congiunge il corpo fisico e lo spirito durante il corso di una vita terrena. Quindi lui crede nella reincarnazione, e aggiunge ancora, leggo ancora questo brano. Come una volta avvenne che i tempi fossero maturi per accogliere la visione copernicana, così i nostri tempi sono ora maturi per portare alla coscienza di tutti la dottrina della reincarnazione e del karma. Quindi non vede contrasto, come accennavo prima, tra la sua fede in Cristo e la sua adesione alla dottrina della reincarnazione, e anzi ritiene che tale dottrina, capita nel modo giusto, possa essere molto benefica per l'uomo occidentale. Un altro pensiero molto importante che lui ha fatto e che lo distingue da altri maestri spirituali è quello che è espresso nel libro che si chiama Iniziazione ai mondi superiori, praticamente è noto soltanto come Iniziazione, il titolo completo è questo. Un libro che esiste in edizione italiana, una delle ultime l'ho curata io, curando una nuova traduzione e corredandolo anche di una nota biografica su Rudolf Steiner. Iniziazione comincia con queste parole. In ogni uomo esistono facoltà latenti per mezzo delle quali egli può conquistarsi conoscenza dei mondi superiori. In questo modo lui ribalta una tradizione antichissima in base alla quale il sapere occulto, le conoscenze superiori, possono essere fatte proprie soltanto dagli adepti di cerchie esoteriche chiuse, cioè di seguaci di certi maestri. Invece lui dice no, non è soltanto per pochi eletti che possono frequentare un certo maestro, che sono scelti da questo maestro. La possibile conquista dei mondi superiori è per tutti, purché si sappia muoversi nel modo giusto. In cui anche in questo non era molto d'accordo con la società teosofica, che aveva appunto invece il concetto che le dottrine superiori, le conoscenze superiori andassero destinate a un gruppo di eletti, a un gruppo di persone di preparazione superiore. Madame Blavatsky infatti aveva creato all'interno della società teosofica la sezione esoterica per insegnare appunto certe dottrine superiori che non erano, lei riteneva, dati a tutti. Invece Steiner dice il contrario, dice in ogni uomo esistono facoltà latenti, nascoste, potenziali, per mezzo delle quali può entrare in possesso di conoscenze dei mondi superiori. Non è gratuito questo, è una cosa non facile e bisogna, nel suo libro lui spiega come. Io qui adesso in questa sintesi ho elencato alcuni atteggiamenti interiori che sono necessari per accogliere in sé la conoscenza dei mondi superiori. Adesso ve li leggo, sono parole sempre di Steiner. La regola aurea dice che per ogni passo che si cerchi di fare nella conoscenza delle verità occulte, devi farne tre nel perfezionamento del tuo carattere verso il bene. Quindi non è solo una questione di cultura, di informazione, eccetera, ma è anche una questione di formazione personale. Cioè, impari qualcosa, fai un passo verso la conoscenza dei mondi superiori, devi farne tre, quindi tre volte tanto, devi essere attivo per il miglioramento di te stesso come persona, per aiutare gli altri, per crescere interiormente, per muovere il tuo carattere verso il bene, dice Steiner. Poi dice ancora, gli uomini che veramente sanno sono i più modesti
e nulla è più lontano da loro del desiderio che gli uomini chiamano desiderio di potere. Quindi nessun desiderio di potere, chi è valido viene riconosciuto come tale senza bisogno di comando, senza bisogno di segni esteriori del potere. Ancora, si può ascendere, cioè salire alle altezze dello spirito soltanto attraverso la porta dell'umiltà. Questo è un ripetere quello che, approfondire quello che ha detto prima. Quindi nessun desiderio di potere, grande umiltà. Ancora, ogni pregiudizio deve essere da te abbandonato. Questo è un grande insegnamento per tutti. Se si parte con dei pregiudizi non si va da nessuna parte, bisogna essere liberi e aperti. Dirigi ogni tua azione, ogni tua parola, in modo che per opera tua non venga recata offesa alla libera volontà di alcuno. Quindi lasciare tutti liberi, non voler indottrinare nessuno, uno deve essere libero di far suo un insegnamento piuttosto che un altro, in piena autonomia. Procurati momenti di calma interiore e impara in tali momenti a distinguere l'essenziale dal non essenziale. E questa è una regola aurea per la vita di tutti i giorni, capire che cosa è veramente essenziale, indispensabile, che cosa non lo è. Ogni conoscenza tesa al solo fine di arricchire il tuo sapere, di accumulare ricchezze, ti fa deviare dalla tua strada. Ogni conoscenza che tu cerchi invece per maturare sulla via della nobilitazione dell'uomo e dell'evoluzione del mondo, ti porta avanti di un passo. Quindi molta generosità nella via di crescita, cioè agire non soltanto, non per accrescere il proprio potere, il proprio denaro, la propria ricchezza, ma maturare sulla via della nobilitazione dell'uomo, la tua nobilitazione e di conseguenza della nobilitazione del mondo. Quella filosofia della libertà è uno dei suoi libri più importanti. E ancora uno, i sentimenti costituiscono per l'anima ciò che per il corpo sono le sostanze nutritive. Per l'anima la venerazione, il rispetto, la devozione sono sostanze nutritive che la rendono sana, forte, soprattutto per l'attività conoscitiva. E sono suggerimenti importantissimi, validi, che lui ha raccomandato sempre e che sarebbero bisognerebbe ricordarli e tenerli bene a mente. E poi un suggerimento ultimo, suggerimento forse più prezioso: impara a non parlare delle tue visioni spirituali. Lui era un veggente e sapeva per esperienza che non era il caso di parlarne, se non a persone veramente pronte e disponibili a partecipare a questo. E se no diventa veramente poca cosa, ecco, se uno comincia a sbandierare le proprie vere o presunte doti. Lui diceva che è di gran lunga preferibile tacere piuttosto che parlare a chi non è pronto per questo tipo di ascolto. Quindi una grande saggezza e anche, se mi permettete, un grande senso pratico, grande conoscenza del mondo e della gente. Allora torniamo alla vita personale di Steiner, dopo aver espresso queste due cose fondamentali, cioè questo suo concetto di reincarnazione come crescita necessaria per andare avanti e questo discorso sull'iniziazione. Eccolo qua, Rudolf Steiner. Dicono che avesse questi occhi neri acuti e che ti facevano la radiografia praticamente, ti leggevano dentro. Che è stato un uomo molto buono, una grandissima disponibilità verso il suo prossimo, capace di dare consigli straordinari. E qui vedete anche delle statue, delle sono ornamenti del suo Goetheanum di cui ora parlerò, che lui ha fatto personalmente, cioè lui per il Goetheanum, per questo suo edificio, si è improvvisato architetto, scultore, pittore. Ha fatto tutto per questo grande edificio che poi è il suo lascito, perché ancora oggi, a distanza appunto di 100 anni dalla sua morte, è ancora visitatissimo, sono stata più volte, ed è veramente un luogo straordinario. Dunque, dopo 11 anni di segretario generale della Società Teosofica, i destini dei teosofi e di Rudolf Steiner, che intanto ha messo a punto la sua antroposofia, di cui ho cercato prima di dare alcuni indirizzi,
si separano amichevolmente, ma Steiner segue la sua strada. Io ho sempre pensato che quando uno è molto grande interiormente non può rimanere sempre sulla scia di un altro, e quindi è logico che fosse così. E quindi Steiner segue la sua strada, e intanto ha già dei seguaci, ha delle persone che seguono i suoi insegnamenti, è molto ricercato come conferenziere. Ha scritto tante opere, tra cui per esempio ha scritto Quattro Misteri, che sono quattro drammi dove personifica i sentimenti, le emozioni, i buoni sentimenti e così via in personaggi che agiscono sulla scena. Questi misteri cominciano ad essere rappresentati in vari teatri in Germania. Lui nel frattempo viveva molto a Monaco, che è la città più colta, più letteraria della Germania. In vari teatri, però a un certo punto risultò utile avere una propria sede. Una propria sede, e questa sede arrivò al momento giusto perché c'era questa necessità, e poi perché un proprietario terriero di Basilea, nella Svizzera, Svizzera neutrale, questo risulterà molto importante, offre a Stein, seguace di Stein, gli offre un terreno per costruire una sua sede. Steiner va, vede questo terreno, è una zona bellissima, a qualche chilometro da Basilea, ondulata, con boschi, con prati, pochissimo abitata, nel senso che c'è questo piccolo paese di Dornach, però non è industrializzato neanche adesso, non lo era 100 anni fa, non lo è neanche adesso, quindi è una zona, e lui lo trovò particolarmente carico, e lui conosceva anche le proprietà del terreno, le proprietà le radiazioni che possono venire dal terreno, quindi fa un'antichissima conoscenza della tradizione. Quindi accetta questo bene, e si crea subito una società di persone che aiutano Steiner a costruire il Goetheanum. Lui l'ha chiamato Goetheanum naturalmente in onore di Goethe. Lo aiutano, e soltanto quindi si manifesta questo fenomeno, diciamo, di persone che vanno da Steiner non solo per ricevere da lui degli insegnamenti, ma anche per dare qualche cosa, cioè per contribuire in tutti i modi possibili alla creazione di questo edificio, che fu un edificio, l'abbiamo visto prima, straordinario, tutto costruito di legno, quindi naturale, dipinto con colori vegetali. Steiner aveva fatto tutto lui, e quindi in 2 anni avevano costruito questo straordinario edificio, sede di tutte le attività steineriane, delle sue conferenze, una grandissima biblioteca, un archivio, il teatro, le due cupole che abbiamo visto prima nel primo Goetheanum erano ad indicare lo spirito e la materia, i due elementi che costituiscono l'essere umano. E il relatore veniva, il podio del relatore era posto a metà strada, tra sotto naturalmente, tra spirito e materia, perché l'essere umano deve essere sì radicato bene nella vita terrena che deve svolgere, ma anche rivolto verso l'alto. Quindi si crea questo edificio dove confluiscano tantissime persone, e la scelta si rivela felice perché poco dopo scoppia la Prima Guerra Mondiale, e la Svizzera, se lui avesse fatto questa impresa, per esempio a Monaco, ci aveva pensato anche per un po', poi lasciò andare l'idea perché non trovò le condizioni giuste, avrebbe avuto molti problemi. Invece nella Svizzera neutrale, durante la guerra, poté continuare Steiner e i suoi collaboratori, poté continuare tutte le varie attività, non ci fu interruzione. L'interruzione brutta avvenne nel 22, il 1 gennaio del 22, quando l'edificio meraviglioso che era stato costruito, di cui abbiamo solo delle fotografie, andò a fuoco. E sembra che sia stato doloso, perché trovarono le micce, trovarono dei secchi di carburante da far bruciare, eccetera. E Steiner assistette tutta la notte, impotente. Arrivarono i pompieri da Basilea, da tutte le parti, tutti cercare di aiutare, però l'edificio di legno non fu possibile bloccare. L'edificio andò in cenere, però il giorno dopo stesso Steiner, pur straziato, volle che le attività riprendessero eccolo qua, l'edificio. A sinistra sono queste le due cupole, appunto, che dicevo prima, dello spirito e della materia, e tutto di legno, dipinto, eccetera.
Steiner stesso volle che il giorno dopo riprendessero le attività in un edificio adiacente che serviva come magazzino. E poi, dopo un anno, fu gettata la prima posta, la prima pietra del nuovo Goetheano, che fu che fu, come vedete, di cemento armato. E anche questo Steiner è stato un innovatore, perché è stato la prima persona a usare il cemento armato in questa maniera, usarlo per queste linee morbide, queste linee arrotondate. È stato un innovatore, no, lui non era un architetto, aveva fatto questo studio di scienze e poi si era laureato in filosofia successivamente, ma non era un architetto, però riuscì a fare tutto questo, e fece lui i progetti, seguì lui tutta la costruzione. Vicino, come vedete, di intorno ci sono altri piccoli edifici costruiti con lo stesso stile, dove vengono portati avanti gli studi sui diversi aspetti del pensiero steineriano. Però all'interno c'è un grande teatro dove ogni anno viene rappresentato il Faust di Goethe in edizione integrale, anche il secondo Faust, che è molto complesso. Ogni anno questo viene fatto probabilmente in tedesco, e poi vengono rappresentati i sacri misteri di Steiner. C'è un'enorme biblioteca dove viene pubblicato tutto quello che di Steiner si sa, scritti di lui, su di lui, e anche tanto altro materiale relativo alle ricerche spirituali. E poi lo si può visitare, ti lo fanno visitare e ti fanno notare appunto le statue, abbiamo visto qualche cosa prima, le pitture, le statue, le sculture che Steiner ha fatto per questo edificio. Ed è incredibile come un uomo solo, in così poco tempo, pur continuando a tenere conferenze, perché era chiamato in tutta Europa a tenere conferenze, come potesse fare tutto questo. Ecco, avevo segnato alcune altre cose. Ecco qua, pareri di personaggi importanti su di lui. Per esempio, lo scrittore Stefan Zweig, uno scrittore tedesco molto noto, scrive su Steiner: Rudolf Steiner, le cui idee furono determinanti per la formazione di innumerevoli esistenze, era amichevole e comunicativo. La sua cultura, immensa e al tempo stesso profonda, manifestava un autentico carattere di universalità. I suoi occhi neri avevano una forza ipnotica. Io lo ascoltavo più attentamente e con maggior senso critico se non lo guardavo, perché il suo volto, magro ed ascetico, solcato dalla passione spirituale, esercitava un forte potere di persuasione. E questo scrisse anche Kafka. Adesso qui non ho la citazione esatta. Franz Kafka andò a sentire Steiner mentre parlava, e anche lui disse che preferiva ascoltarlo ad occhi chiusi, perché risuonava forse meglio dentro di sé le parole di questo straordinario iniziato. E un altro parere su di lui, di Edouard Churet, francese, autore di un libro I Grandi Iniziati, che fu amico e ammiratore di Steiner, scrisse a proposito delle sue conferenze, perché la sua attività fondamentale furono sempre le conferenze, e poi molte furono unite in libri che sono poi raccolte di conferenze, a parte un paio di libri che sono stati scritti solo come libri, come iniziazione, di cui abbiamo parlato prima. Scrisse Edouard Churet: la personalità di Steiner si palesa tutta intera, prima di tutto con la sola sua presenza, aveva evidentemente anche una presenza speciale, poi con la parola. Ciò che distingue la sua eloquenza è una forza particolare, rivestita sempre di dolcezza, forza che invece, senza dubbio, dà una perfetta serenità d'animo congiunta con una meravigliosa lucidità di spirito. Vi si aggiunge a volte una misteriosa vibrazione, le cui onde si comunicano all'uditore sin delle prime parole. Mai una parola che ferisca o stoni, di ragionamento in ragionamento, di analogia in analogia, egli conduce dal noto all'ignoto. Ciò che domina in ogni suo discorso, qualunque ne sia l'argomento, è sempre il prodigio di una sintesi coordinatrice ed esplicatrice dei fatti. Il calore della comunicativa scaturisce poi come da una melodiosa musica segreta, nella quale subito si percepisce l'intima fusione tra l'anima individuale del relatore e l'anima universale. E se questi personaggi di così alto livello
avevano un concetto così straordinario di Steiner e l'hanno scritto, vuol dire che era veramente un personaggio speciale e che era capace di comunicarlo, perché non è da tutti quello di riuscire a comunicare non solo con gli scritti, ma soprattutto con la parola. Ed è un vero peccato che all'epoca non ci fossero i registratori, i video, eccetera, perché ci avrebbero tramandato un personaggio irripetibile e straordinario. Abbiamo gli scritti, quello sì, abbiamo tante centinaia di conferenze che lui ha fatto. In Italia c'è la Società Antroposofica, che è interessato, può cercare anche su internet tutti gli indirizzi, sta a Milano, e loro hanno tutti gli scritti, attualmente in tedesco, ma moltissimi sono stati anche tradotti, quindi si possono vedere. Se qualcuno va in Svizzera, io consiglio veramente la visita a Dornach, che è a pochissimi chilometri da Basilea, e da Basilea si raggiunge con un tram, quindi è molto facile, in pochi minuti, un quarto d'ora si arriva a Dornach e si visita questo bellissimo posto, anche appunto paesaggisticamente, e questo edificio che è straordinario, con tutta questa storia alle spalle. Siamo arrivati però purtroppo alla fine della vita di Steiner, come se la distruzione del primo Goetheanum gli avesse tolto energie in qualche modo. Steiner morì nel 25, allora il primo Goetheanum era stato distrutto nel 22, primo gennaio del 22, un anno dopo fu posta la prima pietra. E poi si cominciò appunto la costruzione del secondo Goetheanum, che lui seguì in gran parte e, come ho detto, dato lui tutto l'input, quella della costruzione di cemento armato usato per primo in questa maniera, nessuno l'aveva fatto prima di lui. Però cominciò a soffrire di una malattia che non è mai stata identificata. All'epoca non furono in grado di farlo. E quindi cominciò a perdere energia, lui mantenne tutti i suoi impegni, tutte le conferenze che lo portavano spesso fuori dalla Svizzera, all'estero, in Francia, in Germania, di qua e di là, a parlare, però a un certo punto non poté più farlo e si mise a letto e non si muove più, mosse più, pur continuando a seguire la costruzione del Goetheanum, che intanto era appunto una grande fabbrica del Goetheanum. E in questi mesi in cui rimase a letto, 7-8 mesi, e dettò la sua autobiografia, che si trova facilmente tradotto in italiano, l'autobiografia di Rudolf Steiner, che si ferma, come dicevo prima, al 1907. Cioè lui in questa racconta praticamente tutti gli anni della sua formazione, fin da bambino, come viveva la vita con la famiglia, eccetera, eccetera. E poi anche gli anni degli studi, i primi lavori, le prime attività anche con la Società Teosofica, e lì si ferma perché a un certo punto lui non poté più continuare. E, come ripeto, non si è mai capito di che cosa sia morto, probabilmente 100 anni fa non c'erano i mezzi diagnostici per poterlo fare. Abbiamo però una descrizione della sua morte in un testo straordinario, che adesso cerco. Ecco qui. E la morte sopraggiunse il 30 marzo del 1925 ed è stata descritta così dal dottor Wachsmuth, che fu presente, che era uno dei suoi collaboratori. Gli ultimi istanti della vita terrena di Rudolf Steiner furono privi di ogni segno di lotta con il fisico, liberi dalle incertezze che accompagnano sovente la morte delle persone. Il suo volto esprimeva pace, grazia, sicurezza interiore e visione spirituale. Incrociò le mani sul petto, gli occhi erano luminosi e rivolti verso mondi ai quali si univa nella visione. Quando giunse l'ultimo respiro, egli stesso chiuse gli occhi, senza che per questo la stanza si riempisse dell'esperienza di una fine, bensì di un evento di estrema spiritualità. I suoi tratti, la forza di preghiera nelle sue mani, denotavano una veglia solenne e trasfigurata. La figura che qui giaceva parlava di una veglia ultraterrena,
di un procedere verso le sfere dello spirito, così come l'espressione data dai grandi artisti ai cavalieri che riposano sui sarcofagi medievali fa pensare che essi vedano, pur avendo gli occhi chiusi, e che la loro figura, pur immobile, stia ancora avanzando. Quindi la morte di un mistico, ecco, non voglio dire di un santo, ma certamente di un mistico. Dopo la morte di Rudolf Steiner, le attività al Goethean non continuarono. Sua moglie, Marie von Sievers, questa donna straordinaria che gli è stata accanto per tanti anni e che ha dato tutti gli impulsi artistici all'antroposofia, rimase a capo di tutto, seguendo le sue direttive insieme a vari altri collaboratori, portò avanti, Goethean fu portato a termine e tutte le varie attività di recitazione, di conferenze, di rappresentazione di questi suoi misteri, anche di danza, continuarono. Il discorso danza è legato all'euritmia, si chiama così, le danze di Stein, sono danze particolari, particolarmente armonizzanti, che vengono tuttora insegnate e anche rappresentate. Sono veramente delle danze molto belle, questo è merito appunto di Marie von Sievers. E queste hanno un ruolo, queste danze, anche negli insegnamenti scolastici, perché con l'attività di Steiner si è data molta importanza appunto anche al movimento, anche all'arte, a tutto questo. Ecco, io volevo leggere ancora un brano che racconta, descrive chi è stato Rudolf Steiner, le cose importanti che lui ha insegnato. Nelle sue opere, Rudolf Steiner descrive l'uomo visibile e l'uomo invisibile. Parla della guida spirituale dell'umanità. Afferma che la morte è un passaggio dalla vita terrena a quella spirituale e presenta agli occidentali la dottrina orientale della reincarnazione, che gli considera una necessità cosmica, un meccanismo di assoluta giustizia che dà la libertà di progredire o eventualmente anche di regredire. Prendendo le mosse da Goethe, il cui Faust riesce alla fine a sfuggire a Mefistofele, al quale aveva venduto l'anima, e può salvarsi raggiungendo il divino, Steiner indica all'uomo il modo per far emergere le proprie facoltà spirituali. Questi sono gli insegnamenti spirituali fondamentali. E poi c'è la grande opera, l'opera che ho detto prima, perché è stato un uomo concreto. Rudolf Steiner ha parlato di insegnamento, e le scuole steineriane continuano appunto ad essere molto, molto attive. Sono scuole dove c'è un principio che governa sia le scuole che la medicina steineriana e tutto il resto, cioè considerare l'essere umano a 360 gradi, anche l'anima dell'essere umano, anche il medico deve occuparsi, dice Steiner, fondamentalmente sì del corpo da curare, questo è ovvio, ma deve occuparsi anche dell'anima, dello spirito della persona che ha in cura, perché non è solo il corpo che ha bisogno, ma anche lo spirito, l'anima, i sentimenti, e questo lui l'ha messo sempre in evidenza. E come nelle scuole steineriane vengano impartiti molti insegnamenti che portano alla leggerezza del bambino, al suo amore per destare in lui l'amore per il bello, quindi la danza, quindi il disegno, quindi la recitazione, tutte queste cose che ingentiliscono la persona e la aprono a nuove dimensioni. E poi il grande amore per la natura, oggi è tanto più necessario che mai, nel senso che siamo di fronte a un degrado della natura, alla nostra distruzione di parte della natura, questo è purtroppo innegabile. I metodi di Steiner per avvicinarsi alla natura invece riportano le cose in equilibrio, ci fanno capire che noi siamo in mezzo alla natura, di questa viviamo e ne siamo responsabili, non siamo i padroni della natura, siamo i custodi. E quindi insegna come coltivare, come trattare gli animali, come concimare il terreno senza utilizzare concimi chimici, che a tempo suo molto meno di adesso, ma già venivano utilizzati. Quindi c'è anche questo insegnamento. Le medicine steineriane,
che vengano prese anch'esse dalla natura. Cioè, Veleda si chiama l'azienda che si occupa ancora adesso di produrre questi farmaci, che sono vegetali o minerali, quindi presi dalla natura. Quindi tutti questi insegnamenti pratici, quelli pedagogici, lui teneva moltissimo anche l'educazione. Per esempio, lui ha creato tante scuole all'interno delle fabbriche per dare un'educazione alla classe operaia, che all'epoca non ne aveva affatto, dicendo che è molto importante anche per il lavoro che l'operaio, che la persona semplice sia colta, abbia delle conoscenze. È molto importante tutto questo. Ha fatto un grande lavoro pratico, non è stato soltanto un veggente, soltanto tra virgolette, chiaramente, un veggente che si è occupato della parte mentale e spirituale delle persone, ma anche dal punto di vista concreto è un uomo che ha dato molto, quindi veramente un essere umano a 360 gradi che ha avuto occhi e orecchie e attenzione per tutti gli aspetti della vita. Quindi credo che vada conosciuto meglio Rudolf Steiner di quanto lo sia stato finora. E i tempi sono giusti, perché possiamo capire adesso tante innovazioni che lui ha fatto, tante cose nelle quali fu veramente all'avanguardia. Un ultimo all'architettore, l'architettura che non era fra l'altro fra le sue competenze. Ecco, questo è il mio libro, il mio libro, la biografia di Steiner, occupa una metà del libro, diciamo, e poi ci sono tutti i testi che ho scritto di testi di Steiner che ho tradotto dalle varie opere per far capire qual è stato il suo contributo concreto, cioè come ho detto prima, nell'insegnamento, nella pedagogia appunto, e nell'agricoltura, e nella medicina, nei farmaci e così via, e poi il grande insegnamento spirituale di cui ho dato prima una breve sintesi, appunto, consapevolezza, imprimere la consapevolezza che la vita non è solo questa, ma che c'è una vita dopo, e che questi passaggi sono governati a suo giudizio dalla legge del karma e dalla legge della dottrina della reincarnazione, che porta a vivere molte vite e che consentano queste molte vite di evolversi, di crescere e di perfezionarci. Ecco, questo è il discorso fondamentale che vi volevo fare oggi. Vi ringrazio dell'attenzione e spero di avervi fatto capire l'importanza di questo personaggio, di cui si sente parlare abbastanza, ma che non sempre è conosciuto come secondo me meriterebbe. Quindi per oggi chiudo qui, vi saluto, grazie dell'attenzione e alla prossima. Arrivederci, buona serata.